È stato trasportato nel tempo. Cerco Ifior attraverso Tugliaejan, la fonte del desiderio e delle emozioni, Moti. Da quanto ha detto il fratello Scifo, si può comprendere che il concetto di abbandono del desiderio, che è stato trasportato nel tempo dalle dottrine orientali, non abbia una connotazione molto positiva o almeno una connotazione molto accettabile quando si conosce la realtà nella sua costituzione più intima. Infatti, come si può fuggire dai desideri quando vi è un corpo fisico che ha dei bisogni? Come è possibile abbandonare il desiderio quando vi è il corpo astrale che vibra e che osserva nel mondo tante altre creature che hanno bisogno e che soffrono? E che quindi fanno nascere in consonanza con il corpo akashico dell'individuo il desiderio che esse non soffrano più. Com'è possibile abbandonare il desiderio quando la mente, che osserva ciò che si sta vivendo personalmente, continua a sussurrare che vi deve essere per forza di cose la maniera per vivere in un modo migliore, più giusto, più vero, più reale? Non è possibile, figli nostri. L'abbandono del desiderio può essere soltanto quando tutto ciò che poteva essere compreso, senza lasciare nulla indietro, è stato ormai compreso. Allora non si desidererà più. O meglio ancora, vi sarà un altro tipo di desiderio, quello che spingerà l'individuo che ha compreso a mettere in atto la sua comprensione in maniera diversa, non attraverso l'incarnazione sul piano fisico, per aiutare le altre creature che ancora non hanno raggiunto la stessa comprensione. Certamente non è possibile con la forza di volontà non desiderare. Soltanto il fatto di non voler desiderare in realtà è un desiderio. Non è possibile in nessun modo abbandonare il desiderio, ripeto, se non sono stati abbandonati quegli impulsi che ancora chiedono della comprensione. Se qualcuno di voi, ad esempio, non desiderasse niente, non sarebbe vivo, non parteciperebbe alla storia della realtà, non interagirebbe con essa e sarebbe alla stregua di un dipinto fatto su un muro, su cui viene dato una mano di vernice che lo copre e lo rende bello, ma inutile per tutti.